A parlare la senatrice Ferrero. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, questo provvedimento completa quella serie che va a comporre quei fatidici 100 miliardi di indebitamento che stiamo collocando sul mercato a suon di buoni del tesoro. Attenzione, parlando con molte persone, complice la pessima e distorta informazione, ebbene, queste persone credono che questi soldi arrivino già dall'Europa. Ma il percorso dei fantastigliardi dell'Europa non è che appena cominciato ed è difficile ad oggi prevedere quando arriveranno i primi soldi e se arriveranno. Per ora ce la stiamo facendo da soli, chiusa parentesi. Ma questi 100 miliardi di cui oggi destiniamo gli ultimi 25 dopo i 20 del Cur Italia, 55 del rilancio, sono 100 miliardi che peseranno gravemente sulle generazioni future e per questo, a maggior ragione, andavano spesi con cura particolare e con una prima fase in emergenza, questo sì, ma poi con una seconda fase di visione organica di futuro. Ebbene, quello che io ho denunciato nel mio intervento sul decreto rilancio, continuo a denunciarlo qui in questo decreto agosto. Non c'è visione. Faccio alcuni esempi. L'articolo 21, fondo per la formazione personale delle casalinghe. Ecco, questa vi sembra una misura di urgenza e rilancio? Articolo 24, misure urgenti per la tutela del patrimonio e lo spettacolo. Niente da dire a primo acchito vedere il titolo. Ma all'interno troviamo soltanto assunzioni, collaborazioni del Ministero dei Beni Culturali e non dico altro. L'articolo 43 risolve un contenzioso regionale, nello specifico con la Regione Campania. Vi rendete conto? Con una legge dello Stato, con una legge dello Stato si risolve un contenzioso regionale. E si potrebbe poi continuare. Vedete, già nell'articolato si trovano misure particolaristiche che nulla hanno a che fare con la ripresa. Ma veniamo alla lunga fase emendativa in cui l'opposizione ha mantenuto un comportamento responsabile e costruttivo. A tal riguardo ringrazio i due relatori, i colleghi Errani e Manca, ai quali riconosco gli sforzi di mediazione tra governo e opposizioni, tra maggioranza e minoranza. Però adesso bisogna guardarsi negli occhi e dirsela tutta. Non è questo il modo di procedere. C'era stata assicurata la trattazione di alcuni argomenti importanti con il recepimento di nostri emendamenti in pacchetti condivisi. Per l'analisi di questi pacchetti ci sarebbe stato riconosciuto un tempo congruo per poterli esaminare. E invece, a parte quattro pacchetti arrivati la sera prima della fatidica nottata, tutto è arrivato a inizio seduta, se non durante la seduta nelle ore notturne. A parte la difficoltà nel leggere e comprendere centinaia di nuovi emendamenti, ma perché, spiegatemi colleghi, ma perché ridursi sempre alla notte? Io questo non lo capisco. Un detto suggerito da un amico, ed è un detto di saggezza popolare, recita: il lavoro fatto di notte si vede di giorno, ed non è una bella cosa. Infatti, un lavoro pasticciato, confusionario, gestito con grande difficoltà dagli uffici, costretti ad uno sforzo senza senso. E rivolgo un ringraziamento particolare anche a loro. Infatti, nel resoconto leggo: gli emendamenti segnalati e non espressamente posti in votazione, né espressamente ritirati o trasformati in ordini del giorno, sono stati tecnicamente respinti se presentati da gruppi di minoranza. Ecco, per la mia opinione, ma quella del mio gruppo, c'è un tecnicamente di troppo in questa frase. Quegli emendamenti che erano segnalati sono stati valutati dal governo, sono stati valutati dalla maggioranza e sono stati respinti politicamente. E cos'è stato respinto tra le altre cose? Piemonte, oggi più che mai in ginocchio, ben ha detto il collega Bergesio. Allora, sappiate che nelle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per il fondo perduto aprile su aprile
è stato stilato un elenco indicativo e non esaustivo dei comuni in stato di emergenza per eventi calamitosi. Ebbene, il Piemonte, con altre zone d'Italia, è stato dimenticato, cioè un errore dell'Agenzia delle Entrate. L'emendamento 13.0.6 risolveva la questione senza ulteriori oneri. Ebbene, questo emendamento è stato bocciato, salvo poi approvarne un altro, il 59.0.13, limitato ai comuni montani e prevedendo erroneamente un'onerosità dell'emendamento. E questi sono i lavori notturni. Il 77.1 doveva essere un emendamento che recepiva almeno parte delle proposte sul turismo della Lega. E invece si è ridotto a un credito d'imposta per la locazione esteso all'affitto d'azienda, quindi teso più che altro alle grandi strutture alberghiere. Non commento su questo. Nulla per i piccoli, nessuna visione d'insieme sulle strutture ricettive che non sono soltanto grandi alberghi, ma anche agriturismi, B&B, campeggi, villaggi. Con l'emendamento, passo a un altro emendamento, 99.3 col testo 2, volevamo proporre la sospensione dell'invio di tutte le cartelle, la cui partenza, come sapete, è prevista per metà ottobre. Cartelle esattoriali. Si voleva, non è una pace fiscale, ma si voleva bloccare questa partenza. Gli italiani hanno già tanti problemi. Lasciamoli vivere, non tartassiamoli con cartelle da cui sovente ci si deve difendere. Anche questo è stato bocciato. Quindi le cartelle partiranno. Per alcune nostre proposte abbiamo trasformato l'emendamento in ordine del giorno nella speranza che qualcosa venga recepito in legge di bilancio. Ad esempio la proroga del bonus facciate, che non è coerente con la scadenza del bonus al 110%. Un po' di logica. Non abbellisco prima la facciata e poi la distruggo per realizzare il cappotto. Cioè in un mondo reale funziona esattamente al contrario. Le aziende, un'altra proposta, le aziende chiudono, i capannoni rimangono sfitti e vuoti, non valgono più niente, crollano a pezzi. Vogliamo prevedere il 110% anche per le bonifiche delle coperture in Eternit? Si tratta anche di sicurezza, questo per i capannoni, ma anche nel settore dell'agricoltura. Questo era un emendamento proposto dal collega Bergesio per quanto riguarda in particolare l'agricoltura. E poi c'è tutta una visione sulla fiscalità della Lega, la flat tax almeno per le attività appena avviate, la mini IRES, ma tutti questi concetti purtroppo la maggioranza a tutti questi concetti è sorda. Insomma, la vogliamo far riprendere questa economia? O volete soltanto riempirvi la bocca di rimbalzi? Questi rimbalzi che non ci saranno mai, queste sono le parole del ministro Gualtieri. L'economia, colleghi, l'economia non si riavvia con l'implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza e neanche dando 900.000 euro per la Casa delle Donne di Roma. Per sanare un debito con Roma Capitale. È ora di smetterla di fare politica per accontentare questo o quel minimo interesse. Siamo in emergenza economica, cari colleghi, bisogna mettersi in testa che bisogna fare politica per l'Italia e per gli italiani. Grazie. Grazie senatrice Ferrero. È scritto a parlare il senatore Zaffini per 10 minuti. Prego di prendere posto.